premio Oscar, 3 Golden Globe, 4 premi BAFTA e anche 375 euro vinti ieri pomeriggio alla Sala Bingo di Lecce. Dal Salento, per noi e per tutti, Helen Mirren. Buonasera e benvenuta a Splendida Cornice. Grazie, un carissimo saluto da Milano, dagli studi RAI di Milano. Helen, lei ha detto: dal giorno in cui ho visto per la prima volta sullo schermo Monica Vitti, non soltanto ho sognato di fare l'attrice, ma ho provato a diventare un'attrice italiana. È vero, sì, è assolutamente vero. Guardare Monica Vitti per la prima volta mi ha davvero permesso di capire qual era la cultura cinematografica, quanto sarebbe potuto essere interessante diventare un'attrice. Prima di vederla nell'avventura pensavo che i film fossero solo film americani. E mi ci sono voluti i film di Antonioni con la miracolosa e fantastica Monica Vitti per imparare che c'era un modo diverso di fare film e di raccontare delle storie. E di questo noi siamo molto felici. Ma quali sono, secondo lei, le caratteristiche principali di un'attrice italiana? Una domanda interessante, perché innanzitutto, secondo me, hanno un carattere che mostrano attraverso il loro viso. Secondo me la migliore attrice filmografica è stata Anna Magnani, è stata davvero la mia dea, ho sempre seguito Anna Magnani, però se vediamo Magnani, Sofia Loren, Monica Vitti, ovviamente sono belle da un certo punto di vista, ma hanno un carattere forte che mostrano attraverso il loro sguardo, non è soltanto una bellezza esteriore. Quali sono i film grazie ai quali ha conosciuto Monica Vitti? Beh, l'ho incontrata tanti anni dopo averla vista al cinema e ero timidissima perché mi aveva influenzato davvero in modo profondo e quindi non ero un pochettino colpita dal fatto di poterla incontrare, perché per me era una star immensa. Eravamo a Taormina sulla spiaggia e lei era completamente coperta, si vedevano soltanto gli occhi perché non voleva assolutamente il sole, non voleva abbronzarsi, perché tra l'altro aveva quella pelle chiarissima, bellissima. E cosa vi siete dette, Helen, quel giorno sulla spiaggia, che forse non era lei da come la sta descrivendo, visto che era tutta coperta, ma ci piace pensare che fosse lei? No, è vero, era davvero completamente coperta e io mi sono rivolta a lei con grandissimo rispetto, mi sentivo un vermicino alla presenza di una dea così, ecco, sulla così spiaggia. Adesso lei capisce come mi sento io ora con lei, la vita è una questione di energie che girano. Ma vediamo insieme, cara Helen, un frammento di Polvere di Stelle, un film comicissimo ma a suo modo anche drammatico, con Monica Vitti protagonista, prego. Mio partner, tutti gli uomini della compagnia se li sono portati via, i tedeschi. I tedeschi? Fuori! Non voglio sentire sciocchezze, per carità! Sortite! No, ascoltate, vi prego. Voi così buono, così umano, così bello. Voi soltanto potete salvarli. E perché dovrei salvarli, questi traditori della patria nostra? No, eccellenza, nessuno ha tradito. Noi siamo soltanto degli artisti. Noi non siamo per nessuno. Noi siamo per tutti. Proprio per tutti? Io penso che l'altra cosa da ricordare a proposito di Monica Vitti è che è stata anche un'attrice comica, ha fatto un sacco di commedie e poi anche film molto seri, però era sicuramente un'attrice comica fantastica. Monica Vitti diceva che gli attori sono dei matti felici, lei si rispecchia in questa definizione? È perfetta, è una definizione perfetta. Io penso di essere davvero un cocktail, un bel cocktail di entrambe le cose.
Certo, non sono mai stata bella come Monica Vitti, quindi ho dovuto prendere una strada alternativa. Su questo non siamo d'accordo, guardi Helen, questo pubblico è d'accordo con me che non sono d'accordo con lei. Lei, molto gentile. Lei è una grande sostenitrice dell'empowerment femminile. Lei pensa che Monica Vitti in questo campo sia stata un modello da seguire? Sì, secondo me sì. Perché i suoi personaggi sono stati straordinari, ha sempre sostenuto il proprio ruolo in modo assolutamente professionale, in una professione che nel periodo era molto sessista, dove non era facile per una donna molto bella di grande talento come Monica Vitti, e secondo me invece ha tenuto forte. Ascolti, lei qualche anno fa con suo marito ha deciso, dopo aver scoperto il Salento, di mettere su casa proprio lì. Avete una masseria. Quanto tempo passate nel corso dell'anno in Puglia? Beh, direi forse 6 mesi più o meno in Puglia. Adesso sono in Puglia, proprio in Salento. Le sto parlando, vi sto parlando dal Salento. Ma probabilmente sapete che nel Salento c'è stata una vera catastrofe, la xylella che ha praticamente ucciso gli ulivi della Puglia, che erano bellissimi e antichissimi, e questo mi porta al Salento e alla Puglia spesso, perché voglio davvero lavorare per rendere le persone nel resto dell'Italia consapevoli di questa terribile catastrofe che ha colpito la Puglia. Sì, infatti tra le sue battaglie spicca Save the Olives, per sostenere la ricerca a favore degli ulivi martoriati. Lei è anche la madrina di questa iniziativa che appunto dal 2017 tutela il patrimonio naturale e storico della Puglia. Quali sono i compiti di questa fondazione, Helen? Beh, la fondazione si occupa appunto di rendere la gente più consapevole, e questo è il motivo per cui vi sto parlando oggi. È importante che tutto il resto dell'Italia e tutto il resto dell'Unione Europea capiscano cosa sta succedendo qui nell'Italia meridionale, perché è davvero una catastrofe, una cosa grave. Stiamo perdendo migliaia di vecchi alberi. Per me è un po' come perdere il Colosseo a Roma, cioè se il Colosseo a Roma stesse cadendo, tutti sarebbero desperati e cercherebbero di salvarlo, e secondo me questa è altrettanto importante come eredità dell'Italia, del Mediterraneo e di conseguenza del mondo. Quindi è davvero una parte bellissima della storia che non possiamo perdere, e dobbiamo agire davvero immediatamente, ora, perché altrimenti perderemo davvero milioni di alberi davvero antichi. Se lo faccio a dire che è molto bello sentire dire stiamo perdendo, usare il plurale, sentirsi coinvolta in questa battaglia da italiana. La ringraziamo anche per questo. Certo, certo, siamo noi in tutto il mondo. E che cosa si può fare concretamente, secondo lei, che ancora non si è fatto? Beh, per salvare questi alberi monumentali devono essere innestati, questo è l'unico modo, devono essere innestati con un tipo di olivo resistente a questo terribile virus che si chiama xylella. Però ovviamente è un processo costoso e i contadini hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di aiuti, la gente deve tra l'altro ricevere formazione per effettuare gli innesti, e la cosa importante è che l'albero deve essere innestato prima di ammalarsi, perché una volta ammalati gli innesti non funzionano più, quindi è assolutamente fondamentale che gli alberi vengano innestati quando sono ancora sani, e questa è una cosa difficile per i contadini, anche perché fanno fatica, dicono costerà un sacco di soldi, adesso gli alberi stanno bene perché dovrei agire. La nostra organizzazione cerca proprio di distribuire l'informazione il più possibile, e anche cerca di aiutare le persone ad imparare come effettuare tali innesti, e tra l'altro per sviluppare nuove specie di olivi che possano essere resistenti alla xylella e che possano però produrre olio d'oliva speciale, perché anche questo è molto importante. Insomma, l'olio pugliese è noto in tutto il mondo. Guarda, il ministro Lollobrigida, che si occupa di queste cose, ci guarda sempre proprio.
So che non si perde una puntata, vuole fare un annuncio ufficiale per il ministro dell'agricoltura italiano? Oh certo, non mi dispiacerebbe affatto, certo, assolutamente. Ma adesso intendo, adesso, cioè... Beh, adesso direi... per favore, cercate di capire e di seguire che quello che sta succedendo nel Salento, in Puglia, è una piccola parte dell'Italia, perché avrà un impatto su tutta l'Italia in ultima analisi. Grazie, grazie Helen. Grazie a voi. Peraltro anche il suo fare l'appello iniziando con un per favore pone l'attenzione una volta in più su uno dei temi di questa puntata, che cerca di declinare attraverso i suoi ospiti il tema della gentilezza. Lei ha detto: ho sempre creduto che sia la gentilezza a far girare il mondo. E le battaglie che fa per la sua terra d'adozione sono proprio una sorta anche di grazie alla bellezza che ha trovato in Italia? Certo, ma io peraltro qui non ho trovato altro che gentilezza nella parte del Salento in cui mi trovo, nella piccola comune di Tiggiano. E la città si chiama Tricase e qui le persone sono davvero tutte gentilissime. Io davvero penso che le persone di questa particolare parte dell'Italia sono gentili, cioè l'essere gentili fa parte della loro anima, è nel loro sangue, per così dire, e adesso hanno bisogno del sostegno e dell'aiuto del resto dell'Italia. Grazie Helen. Peraltro Leo, ho letto che i suoi vicini addirittura le portano fave e cicoria, cioè comunque lei, sicuramente vivendo in città più grandi, ha un rapporto con i suoi vicini, i vicini sono un po' lontani. È vero che i suoi vicini le portano fave e cicoria, le portano del cibo, lei ricambia con che cosa? Una cheesecake? Cosa vi scambiate lei e i suoi vicini? Come reagisco? Beh, compro dolcetti, caramelli, porto biscotti dall'Inghilterra, però sì, è vero, mi portano le fave e la cicoria. Maria Rosaria, la mia fantastica vicina di casa, Maria Rosaria, tra l'altro, mi porta sempre fave e cicoria. Ringraziamo Maria Rosaria in quanto vicina di Helen, è la Maria Rosaria la vicina che tutti noi vorremmo. Come sta andando con la lingua salentina, Helen? Ah, ha detto qualcosa in italiano? Vada. Non benissimo con il salentino, posso cominciare, inizio adesso a capire qualcosa. Ma no, non parlo il salentino, il mio italiano non è malissimo, sta migliorando. Qual è la prima, a parte i saluti, i ringraziamenti, qual è la prima parola italiana che non conosceva, che ha conosciuto in Italia, di cui si è innamorata? C'è una frase bellissima. Sole, mare, vento. Sole, mare, vento, che è tra l'altro una frase del Salento. Lo sole, lo mare, lui vento. Vento. Of course. Allora, siccome io ci terrei moltissimo a consegnarle ufficialmente il passaporto salentino, però prima se lo deve meritare, non è che una qua arriva a Milano e si prende il passaporto salentino dal Salento. Quindi, per mettere alla prova la sua salentinità, le farò alcune domande a doppia scelta. Guardi, sono molto molto facili, Helen. Intanto salutiamo Antonella Zucchelli, che è la nostra traduttrice, che in questo momento sta dando i 15 giorni di preavviso per licenziarsi. Grazie Antonella. Antonella, ci sei ancora? Grazie, sì. Molto formale Antonella. Allora, Antonella, traduci. Come è noto, la penisola italiana ha la forma di uno stivale. Il Salento rappresenta quale parte? Il tacco o la punta? Il tacco. Brava. Il tacco, certo. Non sarà facile, certo, per scaldarla. Il prelibato caffè leccese. Prego, Helen, scusi. Oh, caspita, questa era facile? Eh sì, era facile. Adesso andiamo un po' più settoriale. Il prelibato caffè leccese si prepara con cosa? Il latte di mandorla, l'olio di palma.
Probabilmente latte di mandorle, ma io non ho mai avuto, non ho mai bevuto un caffè con il latte di mandorle, per cui non so. Però c'è tra l'altro un ottimo caffè che puoi berti qui a Salento, nel Salento, che si chiama Espressino. Espressino. E cosa c'è dentro, scusi? Espressino è come un piccolissimo cappuccino. È come un piccolissimo cappuccio. Minuscolo. È come un cappuccio, ma piccolo piccolo. Piccolissimo. Ha tradotto, però ha tradotto dall'italiano all'italiano, lei è veramente straordinaria, Ellen. Adesso non male. Oscar, non è che intervistiamo la gente a casa. Quale famosa band ha il nome che si ispira a un noto vino salentino? I Negramaro o i Primitives di Manduria? Suppongo Primitivo, però non ne ho la più pallida idea, non lo so, forse Negramaro. No, no, certo, Negramaro. Scusate, scusate. C'era Giuliano che Negramaro. Si stava buttando nel canale di Suez, che è anche lontano, anche scomodo da fare. Bene, direi che si è meritata proprio il passaporto salentino che le consegneremo appena farà un salto a Milano. Glielo spediremo, ma una raccomandata costa troppo. Grazie, grazie. Grazie Ellen Mirren, grazie. Lei non sa che gioia e che luce ha portato in questo studio. Benvenuta in Italia, benvenuta in Puglia, benvenuta anche in Lombardia. Grazie, è stato un vero onore. Viva il Salento, viva il talento, quello di Ellen Mirren. Grazie. Thank you.